Ok ragazzi, tutti quanti in cerchio, avete lavorato benissimo con Francesca, adesso facciamo un training un po' composto. Chiudiamo gli occhi, facciamo tre lunghi grandi respiri. Sentiamo che tutte le tensioni che abbiamo accumulato vanno via. Siamo insieme. Appena vi sentite pronti, aprite gli occhi e vi muovete nello spazio, sperimentando ogni dimensione del vostro corpo. Nello spazio, nei vari piani, alto, medio, basso. Nel frattempo vi leggerò un passo tratto dalle città invisibili di Camille. Quello che lui cercava era sempre qualcosa davanti a sé. E anche se si trattava del passato, era un passato che cambiava man mano egli avanzava nel suo viaggio. Perché il passato del viaggio cambia a seconda dell'itinerario compiuto. Arrivando ad una nuova città, il viaggiatore ritrova il suo passato che non sapeva più di avere. L'estremità di ciò che non sei più o non possiedi più. Aspetta al varco, nei lunghi e luoghi strani e non possibili. Ormai, da quel suo passato vero o ipotetico, lui è escluso. Non può fermarsi, deve proseguire fino a un'altra città, dove lo aspetta un altro suo passato o qualcosa che forse era stato un suo possibile futuro ed ora è il presente di qualcun altro. Vivete le parole che Marco Polo racconta a Kublai Khan. E appena abbassero l'audio, a turno potrete esprimere, nelle posizioni meno consuete, un canto, una frase, un haiku, un'immagine. Luna calante, desiderio crescente,
cuore pieno d'amore. Si chiamava Caterina ed era figlia della disperazione della zianità italiana. Fuoco grande. Viaggio senza fine. Viaggio mi fa pensare a una gran nave in mare. Ogni luna che passa, quanta gioia si può sperare. Mi hanno definito donna non conforme. Luna luminosa nel buio tenebroso. Na na, na na, na na, na na. Proseguite il vostro viaggio. E man mano vi accorgete che i luoghi che state frequentando, che state visitando, non sono quelli sperati. Manca qualcosa. E pian piano sentite come se una parte del vostro corpo incomincia a bloccarsi, partendo dalle punte di qualcosa. Non avete trovato quello che cercavate. E adesso il vostro corpo si sta bloccando. Potete scegliere se si blocca la parte superiore del vostro corpo o la parte inferiore. Se è la parte inferiore, l'unico sistema per oltrepassare questa città dove vi sentite bloccati è quella di salire sulla sedia e ridiscendere senza usare le gambe, senza usare quella parte del corpo che voi avete bloccato. Se invece a bloccarsi è stata la parte superiore del corpo, allora dovete scivolare fra le sedie, sotto le sedie, senza usare le braccia. Perché per poter conquistare la città sognata dobbiamo superare delle prove, dobbiamo desiderarlo con tutte le nostre forze, essere determinati. Dobbiamo creare e credere. Thank you.
la dovete fare. Percepite e lavorate creativamente. Assaporate la vittoria nel momento in cui ci siete riusciti. Forse qualcuno avrà bisogno di una mano per poter salire. E man mano che siete riusciti, sentite che pian piano il vostro corpo incomincia a sbloccarsi. Lentamente, molto lentamente. Potete aiutare gli altri che sono ancora bloccati, sostenendo una sedia. Sono solo rami del passato, rami secchi. Tu viaggi per rivivere il tuo passato, viaggi per ritrovare il tuo futuro. L'altrove è uno specchio in negativo. Il viaggiatore riconosce il poco che è suo, scoprendo il molto che non ha avuto. Chi è riuscito a sbloccarsi pian piano può prendere una sedia e porta fuori dal recinto, ma in modo creativo, usando il rale di micro movimenti, oppure muovendo la sedia come meglio crede, ma in modo creativo. Deve poterla usare e portare fuori in modo creativo. Uno step importante, avete conquistato una città. Adesso con persone che non conoscete. E osservatevi, muovetevi nello spazio. Siete in una piazza, vi siete ritrovati in una piazza. Thank you.
state guardando e adesso pian piano incominciate ad avvicinarvi e cosa vi attira di quella persona? Il sogno? Allora soffiate l'energia a quella persona. Vi fa paura quella persona? Allora soffiate energia più forte, con l'urlo. Il desiderio? Allora cantate una canzone a quella persona per farla avvicinare. Alziamo la voce quando si canta e la conducete con il canto. Ascoltate il suono. Appena poi dirò via, ognuno tirerà fuori a turno un gesto, un canto, un urlo, una parola, una frase. E pian piano in loop vorrei che fosse questo, abbassando il tono ma continuando in loop mentre inizia l'altro, quindi a turno. E vi leggo l'ultima parte di Marco Polo. L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà, se ce n'è uno, è quello che è già qui, che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrire. Il primo riesce facile a molti. Accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continuo. Cercare e saper riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno e farlo durare e dargli spazio. Via! Delicatezza. Spensieratezza. Migliore. Desiderio. Unione. Lealtà. Archie for fallen. Fiducia.
Grazie.